Lo avete visto quello che sta succedendo in queste settimane, quindi attiviste e attivisti di movimenti che si chiamano Just Stop Oil, quindi Fermate il petrolio, Ultima Generazione, che fanno azioni performative con le opere d'arte. E si può avere qualunque tipo di opinione su questo tipo di azioni, sia sulla loro legittimità, la mia opinione è che siano legittime, sia sulla loro utilità, la mia opinione è che non siano particolarmente utili, ma la mia opinione vale fino a un certo punto. Quello che è interessante è che sta succedendo. Che sta succedendo ed è incredibilmente eclatante avere una generazione di persone spinte a tal punto dalla disperazione e dalla paura da fare una cosa del genere. Perché quello che noi siamo obbligati a considerare come persone che guardano il mondo, prima ancora che dare un giudizio, che pensare questa cosa è giusta, questa cosa è sbagliata, è osservarla. E osservarla in tutta la sua potenza. Io quei video, in particolare il primo, poi non era la prima azione, però è diventata quella più simbolica: i girasoli, Van Gogh, National Gallery, zuppa di pomodoro, due attiviste, la maglietta Just Stop Oil. Non riuscivo a smettere di guardarlo. Quindi, al di là di qualunque cosa ne pensassi, io quel video continuavo a guardarlo, e quella era la realtà. Quando non riesci a smettere di guardare una cosa, sei davvero di fronte alla realtà. Ed è interessante la domanda che ci hanno posto le due attiviste, non so se ve la ricordate, la domanda era: vale di più l'arte o la vita? 29 ottobre 2018. E succede che in un'ora cadono 20 milioni di alberi, il mare è più caldo di 2 gradi, diventa una catapulta. E quindi l'Adriatico era diventato una catapulta di vento. Quel vento lanciato dall'Adriatico è entrato nelle valli, soprattutto in quelle orientamento nord-sud, quelle dritte, e ha abbattuto abbastanza alberi da coprirci una volta e mezzo la superficie del lago di Garda. Un uragano di nome Ian ha colpito la Florida, un uragano di categoria 5, quindi la più alta. Gli uragani sono da categoria 1, che è ok, a categoria 5, che è vattene il prima possibile. E una delle telecamere di sicurezza, o forse era uno smartphone, comunque a un certo punto incominciò a girare questa immagine di uno squalo che nuotava nella via di una città della Florida. E a un certo punto tutti pensavano fosse fake, perché girano queste immagini fake di squali che nuotano nelle città quando ci sono quelli che si chiamano storm surge, quindi l'allagamento in quel caso è l'oceano che non ha più spazio e quindi entra per chilometri sulla terraferma. Invece no, era un'immagine vera. Era un'immagine vera, e un tizio era uscito di casa sua, ha visto che c'era uno squalo praticamente nel suo cortile. Tirare Van Gogh dentro il conflitto probabilmente è un errore politico. Però secondo me anche le domande sbagliate possono creare conversazioni interessanti. Io lavoro peraltro per un quotidiano che si chiama Domani. Raccontare tutto questo è difficile perché la crisi climatica è la storia più importante dei nostri tempi, ma è uguale tutti i giorni. Oggi è la stessa di 2 mesi fa. È la stessa di ieri, è la stessa di domani. E quindi è la notizia più importante di tutti i giorni, ma non è mai la notizia più importante di ogni singolo giorno, di quel singolo giorno. C'è sempre qualcosa di qualcos'altro di cui stiamo discutendo. Se si dice il presidente o la presidente, quel giorno, quella è la notizia più importante. E quindi è continuamente rincorrere una soglia di attenzione che sfugge. E a me capita spesso di parlare di clima, mi capita, ieri ero al Festival della Scienza a Genova, ho parlato di alberi e clima con persone dai 60 anni in su, a volte mi capita di parlarne nelle scuole superiori, quindi affronto ogni fascia di età in ogni tipo di contesto. E alla fine c'è sempre una domanda che mi viene posta, che è sempre la stessa, ovunque io vada, che sia il Festival di Banca Etica, il Festival della Scienza o una riunione di Extinction Rebellion, chiunque, ma io cosa posso fare? Io cosa posso fare per tutto questo? Tu me l'hai raccontato, me l'hai mostrato, mi hai dato degli elementi, degli altri elementi li avevo già. Io guardo tutta questa roba qui e magari ho aperto gli occhi. E poi cosa posso fare? Io da giornalista do tutta una serie di risposte. Cambia il conto in banca. Vota bene. Quello che ti pare. E quindi ora arriviamo alla parte in cui non vi proietto qualcosa, ma vi leggo un brano di questo libro. Che secondo me è un punto di partenza per capire qual è il nostro posto in questa storia? Si intitola Il tempo e l'acqua, è un libro magnifico, è un libro bellissimo, è una via di mezzo fra un saggio, un memoir, un racconto del tempo fra le generazioni, ed è l'altro titolo di questa conversazione, L'abbraccio fra le generazioni. E le parole che ora vi leggo sono una pagina e mezzo, io non so leggere bene, quindi leggerò malissimo e perdonatemi, però sono
Sono parole che io ho molto care, come se fossero una corda sulla quale ci possiamo arrampicare insieme e ci portano, ci avvicinano al tempo geologico, perché qui continuiamo a provare a capire come si vive in un mondo in cui i ghiacciai muoiono davanti ai nostri occhi. Questo tempo geologico è difficile da vedere, ma lo si può vedere. Ed è esattamente quello di cui parlano queste poche pagine, ed è una conversazione. Una conversazione, questo libro è un memoir, quindi è una conversazione avvenuta realmente fra il padre, che è autore islandese, magnifico, e la figlia. Squilla il telefono e la nonna corre a rispondere. Noi continuiamo a mangiare le nostre frittelle, con la radio che mormora nel sottofondo. Chiedo a mia figlia, Ulda Filippia, di farmi dei calcoli. Quanti anni ha la tua bisnonna, se è nata nel 1924? Ne ha 94, risponde pronta. Che rapidità, le dico. È perché so quanti anni ha compiuto, confessa lei con un sorrisetto. Adesso però devi calcolare. In che anno compierai tu 94 anni? Quindi, papà, io devo fare 2008 più 94. Esatto. Lei prende un foglio e una penna, poi guarda incredula il risultato. Me lo mostra come se dovessi esserci un errore. Nel 2102? Già. E speriamo che allora tu sia in gamba come la nonna oggi. Magari potresti addirittura abitare in questa casa. E magari nel 2102 la tua pronipote di 10 anni verrà a trovarti e sarà qui in cucina proprio come te adesso. Potrebbe essere, concorda Ulda sorseggiando un bicchiere di latte. Proviamo allora a fare un altro calcolo. In che anno la tua pronipote avrà 94 anni? Ulda fa l'addizione sul foglio con un piccolo aiuto. Quindi sarebbe nata nel 2092. Esatto. 2092 più 94 fa 2186 e ride dell'idea. Posso andare adesso? Mi chiede. Un attimo, le dico. Fammi un ultimo calcolo. Quanti anni ci sono dal 1924 al 2186? Ulda fa la sottrazione e dice 262. Pensa, 262 anni. È il tuo arco di tempo. Tu conosci persone che lo coprono tutto. Il tuo tempo è il tempo di qualcuno che conosci, che ami e che ti influenza. E il tuo tempo è anche il tempo di qualcuno che conoscerai e che amerai. Il tempo che tu creerai. Puoi avere un'influenza diretta su un futuro di ben 262 anni. La nonna insegna a te, tu insegnerai al tuo pronipote. Tu puoi condizionare il futuro fino al 2186. E quindi, qual è il mio posto? Alla fine, il posto nostro nella storia dei cambiamenti climatici, nella storia di questa crisi, è il posto che viviamo noi, ma anche il posto che vivranno le persone che amiamo, le persone amate dalle persone che amiamo. Ed è questa la zuppa. Questa è la zuppa che viene tirata su Van Gogh. È fatta di questo tipo di cose qui, è fatta di questo tipo di orizzonte qui, è fatta di questo tipo di paura qui. Ed è quella zuppa, è una crepa che si apre nella nostra società. E noi, al di là appunto di avere un giudizio, che sarà un giudizio politico e sarà un giudizio personale, la prima cosa che dobbiamo fare è osservarla, quella zuppa, proprio metterci un dito sopra e vedere di che sa. Probabilmente fa schifo, però è una cosa che ci riguarda.